Carissimi, bentornati nel canale Sweetly Adventure, sono sempre Walter. Oggi recensione, dopo aver visto la prima l'anno scorso, della Insta360 Go 2. Ebbene, in questo video cercheremo anche di capire un pochino quali sono le differenze dal precedente modello e questa nuova versione, appunto la 2, di questa videocamera, action cam, diciamo un po' una tuttofare, veramente molto unica del suo genere, molto particolare, molto molto bella, piccolissima, e partiamo! Bene, diciamo che sostanzialmente, se vi siete persi il video della prima versione, magari in questa recensione vi manderò qualche spezzone perché appunto ne vediamo un po' le differenze, ma ve lo lascio qui in descrizione alla fine di questo video se volete andarlo a vedere per vostra curiosità. Prima di partire con questa recensione però vi invito ad iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, attivando la campanella qui sotto per attivare le notifiche per i nuovi video in arrivo. In questo video oltretutto ho avuto una grandissima possibilità, vi farò vedere poi man mano che andremo avanti, di provare, perché mi hanno invitato ad un evento per testare dei pneumatici di auto su una Golf GTE, la nuova Golf GTE ibrida, o meglio mezza ibrida, perché ha sia motore termico che motore elettrico da ben 245 cavalli, e quindi quale migliore occasione in quella giornata di testare le caratteristiche di questa Insta360 Go 2. Peso ragazzi veramente molto ridotto, pesa pensate solamente 27 grammi e la portabilità la potrete mettere in tasca, portarla in giro ovunque. E ragazzi, una cosa che stavo quasi per scordare di dirvi, lei è completamente impermeabile, ad immersione fino a 4 metri di profondità. Fra l'altro nell'applicazione c'è anche una funzione che migliora automaticamente i video quando sono girati sott'acqua. Veramente una gran figata. La risoluzione, vi dicevo, essere 2.7K 1440, ma pensate che lei lo fa fino a 50 frames per secondo. Quindi chiaramente uno slow motion non sarà possibile, ma potrete comunque rallentare un pochettino le immagini e dare quel tocco in più che a volte serve proprio nei nostri video. Sono al Drive Lab di Arlanda, al nord di Stoccolma, per provare le nuove Golf GTE 245 cavalli e un pneumatico, siamo stati chiamati per testare un nuovo pneumatico. Spero che mi sentiate perché qui a Arlanda passano gli aerei e poi c'è veramente tanto vento oggi. Inoltre è in grado di fare automaticamente anche degli hyperlapse, e ragazzi con queste camere vengono veramente una strafigata. Altro accessorio che vi avevo fatto vedere invece poc'anzi ha qua dietro la possibilità di un materiale siliconico molto particolare, ragazzi, si appiccica dappertutto e potrete metterla anche appunto su superfici magari un po' più difficili. Ovviamente poi la camera, essendo magnetica, vi assicuro che la potrete posizionare davvero ovunque, potrete metterla anche ad esempio sulla carrozzeria della nostra macchina o nasconderla in macchina, in auto, negli angoli più angusti, e nessuno si accorgerà neanche che l'avrete. Ovviamente riprendere in maniera, diciamo, illegale. È illegale.
Insta360 Go 2 arriva in una scatola molto ben fatta, veramente molto ricca di accessori, e adesso ve li faccio vedere. Oltre ai bellissimi adesivi della Insta, con nella confezione arriva una, appunto, di accessori veramente molto simpatici, veramente molto ben fatti e molto intelligenti, soprattutto per poter utilizzare questa camera nel migliore dei modi. Ovviamente arriva la Insta360 Go 2, e la prima differenza, ve lo dico subito, rispetto al modello precedente, ce ne sono tante, ma partendo dalla prima, appunto, è che questa volta la Insta360 nella seconda variante è possibile utilizzarla dal suo case come fossero delle AirPods, e praticamente riponendola nel suo case lui fa da, vediamo se la mette a fuoco a me, lui fa praticamente da carica batteria, da carica camera e anche da telecomando, perché una volta scollegata dal suo case lei si connetterà in maniera automatica con il Bluetooth, e quindi abbiamo praticamente un telecomando, un radiocomando da poter utilizzare. Quello che è veramente molto differente dalla prima variante, innanzitutto la memoria interna passa da 8 GB a 32 GB, non sono moltissime, ma non è neanche, è anche un bel passo in avanti. E questa camera, rispetto al modello precedente, che sebbene molto versatile anche lei, filmava solamente in Full HD, lei invece arriva fino al 2.7K e fa degli slow motion in Full HD fino a 120 fps, e quindi grosso modo potrete fare degli slow motion rallentando circa 4 volte il video. Ovviamente questo, se lo scegliete dall'applicazione della camera, lo farà in modo automatico. C'è anche un piccolo display con due pulsanti per cambiare le funzioni e avviare e stoppare i video. Il case stesso, fra l'altro, ha questi due piedini veramente molto intelligenti che si aprono dietro al case, e quindi potremo utilizzare la camera sopra un tavolo da qualche parte per poterci riprendere, o anche appoggiarla da qualche parte quando siamo fuori. Ovviamente la Insta360 Go 2 sotto ha anche l'attacco, diciamo, tradizionale da 3/4 per poterlo attaccare ai vari bastoni della Insta, ma compatibile con tutti i vari accessori anche di GoPro. La camera di per sé ha la possibilità di staccare la lente e di poter utilizzare anche dei filtri ND, cosa molto buona, perché in questo modo, filmando in modalità pro, che è quella che io vi consiglio fortemente, potremo anche andare a fare un po' di post produzione. Inizialmente la Insta Go 2 non aveva modo di potersi connettere, o meglio di poter trasferire i file direttamente da PC con il cavo USB, ma era solamente da ricarica. Invece poi, con degli aggiornamenti che ormai già ci siamo, possiamo anche trasferire i file. Ovviamente però vi consiglio di passare tramite l'applicazione di Insta, perché in questo modo, altra chicca rispetto alla versione precedente, è che non abbiamo la necessità, quando elaboriamo e quindi facciamo un po' di post produzione, di scaricare prima i file sul nostro smartphone e poi modificarli. Quindi praticamente ci ritroveremo solo con un file finito, quando chiaramente lo avremo esportato, ma non il file originale. E questo ci farà risparmiare davvero molto spazio sui nostri device. La Insta360 Go 2, esattamente come la prima serie, gode di una stabilizzazione tutta originale di Insta360, che è praticamente la migliore adesso sul mercato. Infatti, ruotando la camera esattamente come faceva la Insta Go 1, praticamente lei manterrà l'orizzonte sempre praticamente in bolla. Tra gli accessori, oltre ad arrivare appunto il case stesso, e quindi funziona come un ricarica batterie e vi consentirà di tranquillamente riempire tutta la memoria, e quindi farete tranquillamente tutta una giornata, arriva anche questo piccolo accessorio dove si inserisce, sempre con l'attacco magnetico, la Insta Go, e poi questo attacco in particolare, potendo ruotare questo accessorio, lo potrete mettere ad esempio su un cappello o su alcune superfici che hanno la possibilità, magari molto basse, per infilare questo piccolo accessorio in plastica. Ma plastica sì, ma molto ben fatto, mi piace, molto robusto. E per oggi credo di avervi detto proprio tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciatemi un pollice in su, e mi raccomando, iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto. E io qua dalla Svezia vi saluto, ai prossimi video, ciao!